Una nuova vetrina mondiale per Varese. La Schiran ospiterà dal 16 al 18 giugno la seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio. A sfidarsi sul lago di Varese i big delle squadre olimpiche e per la prima volta anche un centinaio di paratleti. L'accesso all'area delle gare, dove verrà allestito anche un villaggio dello sport, sarà come sempre gratuito, mentre la tribuna dedicata sarà a pagamento. Ci aspettiamo circa 700 atleti dei 30 nazioni con in totale 2.000 persone al giorno sul nostro territorio che popoleranno, come negli anni passati, tutta l'area della Schiran per delle gare di altissimo livello. Sarà una Coppa del Mondo, la seconda tappa, importantissima perché sarà una delle ultime prove che avranno a disposizione le squadre nazionali per poi prepararsi ai campionati del mondo che si terranno a Belgrado, dove si dovranno strappare i pass per le partecipazioni alle Olimpiadi di Parigi. Le gare si apriranno venerdì 16 giugno con qualificazioni e ripescaggi per proseguire sabato 17 e domenica 18 con semifinali e finali. Per Varese una nuova importante occasione per farsi conoscere all'estero, vista l'importante eco dell'evento. Basti pensare che il ritorno d'immagine degli europei 2021 è stato stimato in oltre 4 milioni di euro. E poi c'è questa coda lunga da parte di tutti coloro che hanno la possibilità durante il periodo del canottaggio di vedere il nostro territorio, sia fisicamente perché vengono qui o con le riprese che vengono fatte e che quest'anno tra l'altro saranno in Mondovisione, e questo porta una coda lunga nel mondo del settore alberghiero e extraalberghiero fino alla fine dell'anno. Questo l'abbiamo visto negli anni precedenti, un fenomeno che cresce in maniera davvero esponenziale, quindi siamo davvero molto contenti che anche quest'anno Varese ospiti questa manifestazione così importante.